Comunicazioni dei presidenti di commissione? Vedo che chiede la parola il consigliere Bonni. Grazie Presidente. Sì, tre veloci comunicazioni. La prima su un argomento già affrontato in passato negli anni da questa commissione, relativa ai tempi di risposta alle interrogazioni. Purtroppo non c'è il Presidente Ragoni, però sottolineo che ad esempio allegato all'ordine del giorno della serata ci sono ancora interrogazioni inevase con data che partono dalla più recente 26 gennaio 2016 alla più remota 12 dicembre 2012, e questo va contro il TUEL, l'articolo 43, che prevede entro 30 giorni la risposta all'interrogazione. Secondo punto, su un altro argomento affrontato in passato, ovvero relativo al mancato rispetto del decreto legislativo 33 del 2013, l'articolo 14 sulla trasparenza. Praticamente vi è un consigliere comunale recidivo che praticamente non ha consegnato la sua dichiarazione dei redditi. La ritengo anche una mancanza di rispetto di tutti gli altri consiglieri comunali, della giunta e del sindaco, che hanno adempiuto al loro obbligo dovere. E tra l'altro mi preme anche sottolineare che comunque va anche, crea anche disagio ai dipendenti comunali, che con tempestività ci richiedono sempre la documentazione. E tra l'altro mi preme anche sottolineare l'articolo 47 di questo decreto legislativo, che prevede anche una sanzione amministrativa pecuniaria per chi non assolve a questo dovere. Terzo punto, relativo al fatto che nello scorso consiglio comunale l'assessore Andreazzoli aveva una copia del verbale da controllo e garanzia, che è stato fatto vedere durante il consiglio comunale precedente. Quindi da regolamento questa commissione è segretata, su parere del segretario comunale ai verbali hanno accesso soltanto il consiglio comunale, il sindaco, il presidente del consiglio. Quindi mi sembra anomala questa situazione, dal momento che poi non ho ricevuto alcuna richiesta. In più è stato negato l'accesso al medesimo verbale ad alcuni consiglieri cittadini, tra l'altro consiglieri cittadini che avevano partecipato alla commissione, e quindi mi preme sottolineare questa anomalia che si è verificata. Quindi c'è qualcosa che non torna. Poi da parte del nostro gruppo non c'è nessun problema se si volesse desecretare tutti i verbali, però bisogna fare attenzione perché ci sono anche dei verbali che affrontano questioni molto più delicate. Ci tengo a ribadire che quindi ogni qualvolta qualcuno abbia bisogno dei verbali della commissione è opportuno fare richiesta al Presidente, come nel passato era già successo da parte di altri consiglieri comunali. Grazie.